In queste settimane, merito anche dell'arrivo della bella stagione, mi avete contattato in tanti per farmi una domanda. Davide, da qualche giorno ho iniziato ad allenarmi all'aria aperta. Ho provato a correre, ma faccio molta fatica. Il mio obiettivo è quello di perdere peso. Ti chiedo, è meglio che corra o che cammini? Questo è il riassunto un po' di tutte le vostre richieste su questo argomento, cioè se voglio dimagrire, è meglio correre o camminare? In apparenza potrebbe sembrare banale come domanda, verrebbe istintivo rispondere ok, se riesci a correre tanto meglio, altrimenti se non ce la fai cammina. Ma in realtà non è così semplice. Il motivo per il quale tu debba decidere di correre o camminare durante i tuoi allenamenti è un altro. I fattori che incidono su questa scelta sono tanti e oggi voglio analizzare e condividere con te i più importanti per aiutarti a fare la scelta giusta. Il primo fattore che devi prendere in considerazione è il tuo cuore, esattamente la tua frequenza cardiaca. Mi spiego meglio, se il tuo obiettivo è dimagrire, devi lavorare con un'intensità specifica e mirata, cioè mantenere i battiti del tuo cuore all'interno di un range specifico, esattamente compreso tra il 60 e il 70% della tua frequenza cardiaca massima. Ti servirà quindi conoscere i tuoi battiti a riposo e andare di conseguenza a calcolare i tuoi range di lavoro. Per questo ti consiglio di scaricare dall'home page del mio sito gratuitamente la tabella per il calcolo della frequenza cardiaca, dove ti spiego come misurare correttamente i battiti a riposo e ti metto anche a disposizione una tabella per il calcolo automatico del range. Ti basterà inserire età, battiti a riposo per sapere esattamente quali sono i tuoi limiti ideali per il dimagrimento. Quindi, una volta stabiliti i range di lavoro, indossi il cardiofrequenzimetro e vai ad allenarti. Parti con 5 minuti di camminata, giusto per scaldarti e vedere fino a che punto salgono i tuoi battiti. Supponiamo che il tuo range ideale di lavoro sia tra 150 e 160 battiti. Se durante i 5 minuti di riscaldamento il tuo cuore rimane al di sotto dei 150 battiti, allora potrai iniziare a correre per alzare i battiti e rientrare così nel range ideale di lavoro. Se invece, al contrario, il tuo cuore, anche solo con una semplice camminata, arriverà oltre i 150, supponiamo 155 battiti, allora dovrai continuare a camminare perché stai già lavorando con la giusta intensità per stimolare il tuo metabolismo a consumare principalmente i grassi come fonte di energia. Un secondo fattore è legato al tuo livello di allenamento. Fai il riscaldamento, ti accorgi che per lavorare con la giusta intensità devi iniziare a correre e così fai, ma dopo 2 minuti di corsa hai già i battiti a 170, le gambe che vanno a fuoco, i muscoli che fanno male, nessun problema, rallenti, torni a camminare, abbassi così i battiti e rientri nel range indicato. E poi di nuovo ricominci a correre e lo fai finché riuscirai a mantenere il tuo cuore nel range ideale, così fino alla fine del tuo allenamento. Un altro fattore che incide sei tu. Mi spiego, anzi diciamo è la tua testa, la tua forza di volontà, perché dal punto di vista fisico si tratta solo di allenamento. Più sarai costante e regolare nei tuoi allenamenti di camminata o comunque di corsa e più otterrai benefici. Devi creare una solida base, quello che viene chiamato il fondo, e questo richiede sicuramente tempo, settimane se non addirittura mesi. Non pensare che ti bastino alcuni allenamenti per arrivare a correre un'ora consecutivamente, sarebbe bello, ma non è così semplice. Allora ti consiglio di seguire una tabella con un insieme, una serie di allenamenti, con una specifica progressione e darti dei piccoli obiettivi, passo dopo passo. Quello che ti ho appena mostrato è solo un esempio per darti uno spunto, diciamo un'idea concreta su come potresti impostare i tuoi allenamenti di corsa. Ti assicuro che se farai le cose comunque in modo graduale, arriverai a correre anche più di un'ora senza nemmeno accorgertene e senza nemmeno fare più fatica. Altro fattore molto importante che spesso non viene preso in considerazione è la tecnica di corsa. Se la tua corsa non è efficace, fatichi il doppio, di conseguenza i battiti si alzano e quindi se potenzialmente il tuo cuore potrebbe andare avanti, sei costretto a fermarti a causa di una scorretta tecnica di corsa che fa lavorare in modo sbagliato i tuoi muscoli.
Prova allora a fare questi semplici 5 esercizi di tecnica per migliorare la tua corsa durante i tuoi 5 minuti di riscaldamento iniziale. In tutti gli esercizi mantieni sempre il busto eretto e leggermente inclinato in avanti. Accompagna gli esercizi con il movimento delle braccia, cioè gomito flesso a 90 gradi e braccio che spinge in avanti e indietro. Testa in linea con il busto e sguardo sempre rivolti in avanti. Il primo esercizio è la camminata sulle punte, cioè cammina in avanti appoggiando soltanto la parte anteriore del piede, come se stessi camminando sui tacchi senza mai appoggiare i talloni. Il secondo esercizio è invece la camminata sui talloni. Cammina sempre in avanti, appoggiando però solo il tallone, senza mai appoggiare l'avampiede. Il terzo esercizio si chiama passo spinto. Cammina in avanti, appoggiando il piede, in questo modo, cioè tallone, pianta del piede e punta del piede. Cammina lentamente, cercando l'appoggio corretto e spingendo il più possibile con l'avampiede per darti la spinta in avanti. Il quarto esercizio è lo skip alto frontale, cioè da fermo porta le ginocchia al petto verso l'alto, alternando la spinta prima con la gamba destra e poi con la gamba sinistra, cercando appunto di spingere bene sull'avampiede, cioè sulle punte dei piedi. Ed infine il quinto esercizio che ti consiglio di fare è la calzata dietro. Da fermo porta il tallone del piede a toccare il gluteo, flettendo prima il ginocchio della gamba destra e poi il ginocchio della gamba sinistra alternativamente. Quindi, concludendo, la risposta alla domanda è meglio correre o camminare per dimagrire non esiste, nel senso che non importa cosa fai, ma come lo fai e l'intensità con la quale lo fai, soprattutto se parliamo di dimagrimento. Se vuoi approfondire l'argomento o hai delle domande da farmi, non esitare a contattarmi e lasciare un commento, sarò felice di risponderti. Ci sentiamo presto e buon allenamento. Ciao!